Allora, voglio parlare un po' poco bene dell'Italia, che in realtà non è parlare bene dell'Italia, è un'opinione del tutto personale, come sempre, le opinioni sono sempre personali. Farò un altro video molto critico sul paese chiamato Italia, la nazione chiamata Italia, però c'è delle cose che ritengo siano positive, si dice positive, buone cose, possono essere buone cose. È tutto personale, ovviamente. Vediamo quale possono essere. La cosa positiva per me di essere italiano, cioè di essere nato in Italia, la cosa positiva è che so la lingua italiana, che non è poco, perché se c'è da parlare si può parlare. E non è poco, adesso mi sposto perché come sempre ci rumoreggiano, sennò sarebbe troppo bella la vita, no? E non è poco, non è poco sapere una lingua, perché andando a qualche città mi sono accorto che è importante sapere una lingua, saper parlare, saper dire i giusti vocaboli al momento giusto, ma non al momento giusto per prendere tempo in qualche cosa, semplicemente perché vanno detti al momento giusto. Sapere la lingua è importante. Quindi questo è un motivo, un lato positivo per il fatto che sono in Italia al momento e che sono italiano, sì, vabbè, forse questo riguarderebbe ogni paese, dipende uno dove nasce, come dire, però il fatto che io parlo dell'Italia, dico questo è un lato positivo. Un altro lato positivo è che in Italia parlano tanto e io a volte mi stufo, mi annoio, vorrei che facessero di più, però a volte ritengo che non reggo troppa azione, Gabriele non regge troppa azione, quindi a volte ha bisogno di parlare e basta, a volte ha bisogno di parlare e basta, e quindi per me in Italia può essere anche questo un lato positivo. Adesso mi sposto, problemi, sono problemi questi da risolvere, non lo so, questo è un lato positivo per Gabriele, che ogni tanto Gabriele ha bisogno solo di parlare. Poi in Italia, è sempre dato positivo, secondo opinione di Gabriele, è che si rilaccia sempre a quel fatto che parlano e basta, e quindi dice parlano, parlano, ma non fanno. Quindi è più tranquillo, Gabriele. O almeno pensa di essere più tranquillo. Al momento è più tranquillo. Si può dire usare la parola tranquillo? C'è qualcuno che è geloso della parola tranquillo perché l'ha fatta sua? Non lo so, però non ho questa parola, non ho questa. Poi che c'è? Ci può salutare? In certi aspetti potrebbe essere anche meglio, sì, in effetti in qualche parte, da altre parti all'estero, si mangia un po' più pesante forse. Cioè, non è una regola, è più una prassi? Sì, si può dire di sì, cioè il cibo salutare dappertutto ovviamente, però è più una prassi, più quasi un'usanza, può essere un po' più vero, diciamo, un po' più vero lo è. Poi, beh, il fatto comunque che sono nato in Italia, sento la mancanza dell'Italia. No. Per me l'Italia è un po'. Non è un'oasi. Un'oasi felice non è assolutamente. C'è qualche posto in cui non è assolutamente un'oasi felice. Però è Italia. Italia, non lo so, cos'altro dire. Chiudono più occhi. Dicono così, a me mi dissero così, io non lo so, non ho le prove, però dicono così che chiudono un po' più gli occhi, fanno un po' più finta di nulla, mentre altre parti sono molto serie. Però Gabriele dice, a volte bisogna essere seri. Gabriele ha bisogno di qualcuno di impatto, no? Di impatto no, ma che sia insomma serio, un po' di serietà ci vuole. Poi che altro può dire? I lati positivi dell'Italia. Non lo so, molta è abitudine, dice Gabriele. Molta è abitudine fare ore di fila o insomma per risolvere una questione mediamente importante ci vuole una mattinata, 4 ore, non lo dice per desiderio di una parola che a lui non piace, a me non piace però non è vendetta, non è che lo dico per vendicare, lo dico per 4 ore per risolvere una media questione è troppo, è troppo, è troppo. È troppo.
Altro lato positivo, non lo so. Non saprei, però non vi ho detto questi. Magari farò un altro video, mi invento qualcos'altro. Ditemi voi quali sono i lati positivi dell'Italia, perché comunque ce l'ha il lato positivo, quello è vero. Però viaggia un po' all'incontrario a volte questo paese, non so, certi posti diciamo, viaggia un po' all'incontrario, poi farò un altro video sul fatto che comunque in Italia fanno troppo furbi. Fanno troppo i furbi. Non è a quattro. La parola furbi non è la quarta. Perché magari sarebbe la sesta, non lo so. Se fosse un numero così ci si inventa con numeri. Perché avrei non sarebbe nessun numero la parola furbi, però fanno furbi. In Italia fanno furbi. Comunque i lati positivi, beh, io metti qualcuno che comunque a Gabriele piace quando ha bisogno tanto di staccare dalla troppa serietà. In Italia parlano, io faccio questo, faccio quello. Magari si stanca di queste parole, però a volte ha bisogno di gente a ragione così, che parla come fanno nulla. Parlo in generale, sempre allargando gli orizzonti, senza, cioè, sicuramente c'è gente che fa. Poi volevo dirvi un altro lato positivo, che non mi viene, ma non te l'ho detto, ne ho dette quattro, no? Vale, basta questo. Bene, io vi saluto, grazie di tutto. Spero di tornare a fare anche qualche video come i vecchi video, perché questi sono un po' strani, forse vi sembreranno un po' strani, non sono strani, c'è un motivo. Forse il motivo è anche che c'è un piccolo cambiamento, un granello di polvere o di sabbia meglio. Adesso vi vedo la sabbia. Io vi saluto, grazie davvero di essere sempre qua, generosi nelle vostre visualizzazioni.